C'è di nuovo Dunis, ci sono di nuovo io. Oh, ma se n'è già andato? Se n'è già andato praticamente perché non ha visto lo scorso episodio. Praticamente questa è una serie con la mod di Herobrine, ma praticamente oltre a Herobrine c'è anche sto tizio qua, peraltro ha anche lasciato una torcia di redstone. E praticamente sono io, ma è una sorta di mia versione molto particolare. Questa torcia sì, la lascio qua, non so. Esatto. È un po' Nemesi. Allora praticamente qua noi abbiamo fatto una mini casetta, anche molto un po' bella. Un po' buia, sì, perché è stato nonno a costruirla, quindi molto bravo nonno. È un po' buietta, ma perché appunto è un po' la shader. Praticamente qua nonno andando in giro ha trovato la statua di Herobrine. Me la sono trovata davanti e mi sono preso un colpo. È normale, mi sa che lì vicino c'era anche Herobrine. Infatti no, spero di no. Potrebbe anche essere. Infatti guarda che questa volta dovremmo un attimo andare prima di tutto prendiamo anche tutto questo bel po' di robo. Ok, poi okay. Dopo mi faccio un po' di cosette. Oggi dobbiamo andare in caverna perché appunto dobbiamo prendere ferro, tutti i materiali primi. Ma dobbiamo anche stare attenti. Un po' di ferro Dunis. Ce l'abbiamo già, Davvero, dove? Sì, qui nella fornace, l'ho sciolto prima. Ok, vediamo, vabbè, ok. Ok, l'hai trovato tu quindi. Sì. Allora, io direi di fare... Allora, dato che qua è la più importante molto la spaduna, allora io prendo la spada e tu prendi il piccone, ok? Va bene, ah no, il piccone ce l'ho già, quindi non preoccuparti. Il piccone me. Di ferro, ok, va bene. Sì. Allora il 3 di ferro lo tengo nel caso possa servire. Forza, usciamo fuori, dobbiamo andare in miniera. Guarda che dobbiamo stare anche molto attenti perché sennò non sopravviviamo in questo mondo. Io ragazzi non dico... per nulla. Io mi cago addosso, guardate qua, è tutto stranissimo, tutto quanto molto particolare. No, poi guarda l'acqua, no, che brutto. Ma l'acqua è la mia parte preferita perché qua c'è bellissima, cioè... La leccherei, mi piace no, troppo. No, schifo, sembra petrolio, cioè. Appunto, è bellissimo. Ah, poi peraltro qua ha fatto una costruzione, che praticamente è stato l'Herobrine costruttore, mi pare. Fa parte della mod, questa è anche una cosa abbastanza normale della mod. Però praticamente cosa succede? Che non è normale, ripeto, Dunis. Che guarda la terra, guarda la terra, non è terra normale. È la terra brulla, insomma. Esatto, quella lì. Vabbè, insomma. Andiamo a trovare una caverna in giro. Che però non so dove si trova. Tipo dobbiamo andare a cercare. È un po' come se fosse una vanilla normale, ma molto 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 maledetta. Ma tantissimo. Sì. E vorrei vedere. Scusa. Aspetta, no. Cosa è successo? Ho sentito un qualcosa in casa mia. Io ora non vorrei dire. Ma anch'io. Cioè, a fare sta serie in più sentire cose in casa mia. No, non è bello, vero? No, anche perché io a volte ho come l'impressione che tipo i mondi di Minecraft e tipo Herobrine. Oh, dietro! Ma no, no, ma cosa? Ma chi è? È l'Herobrine costruttore! Ce l'ha con me! Ce l'ha sempre con te, anche la scorsa volta ce l'ha avuto ma con perché? Te. Cosa non lo so. Fatto? Non, secondo me gli oh, è fatto c'è un qualcosa... altro, c'è un altro. È ancora? No, okay, per favore. Guardate, guarda che è una cosa complicata. Cioè, è difficilissima. Oh, come te. Si permette? Oh, guarda che. Ah, ok, ma perfetto. Cosa lascia? Mi ha dato un cursed diamond. Praticamente dovrebbe essere un diamante maledetto. Dammelo immediatamente. Tieni, dove sei? Qua, ok, è importante che tu me lo dia, siccome questo qua praticamente serve per fare l'altare. Ma in realtà questo altare, praticamente, ragazzi, è quello che spawna Herobrine. Quindi in realtà, guardate che, cioè noi non ci serve niente questo Cursed Diamond, a quanto ne so. Questo ma si puoi fare delle armi, magari? Questo non lo so, potremmo benissimo vedere più avanti. Intanto, forza, andiamo magari qua in giro, magari a trovare altre cose. Va bene. Come per esempio una cavernozzola, molto buona. Dai però, la caverna, non la stiamo trovando. Quanto dobbiamo andare avanti? Boh, adesso guardiamo in giro. Infatti andiamo. Ragazzi, guardate cosa abbiamo trovato scendendo in caverna. Oddio, ma cos'è? Allora, praticamente dovrebbe essere un materiale molto particolare. Che in realtà, non so, secondo me fa parte appunto della mod di Herobrine. Come si chiama? Control Ingot. Della Weeping Angel. Ok, praticamente oddio, dovrebbe essere... Oddio, no. Allora, gli angeli della morte. E sono tipo... Oh no, oddio, mi sono preso un colpo. Mannaggia a te. No. Cosa ci fa lì? Perché sta lì? Ah, non lo so. Mi vuole far prendere un... Allora, pensavo Teo... ci avesse lasciato in pace. Pensavi male. Perché purtroppo non è capitato poco o niente. Praticamente abbiamo visto delle torce mentre stavamo cercando una caverna. Cioè, tipo delle torce di redstone, no? Ma niente di che, insomma. Sì, però praticamente... Ah, ma qua ci sono le mineshaft. Ma che figata, ma che fortuna. Sotto attenzione, casa. Attenzione. Oddio. Sì, no, vabbè, insomma, sotto casa. È una trappola sto posto. E si fa per dire chiaramente. Praticamente, sì, è sotto casa questa più o meno. Più o meno, sì. Allora, praticamente qua ci sono le rails molto buone. Grazie per avermi rotto. Tu prendi il ferro, che praticamente serve molto il ferro. E va bene, prendo il ferro. Cosa ridi? Guarda che siamo in una caverna ed è inquietantissima sta cosa. Perché se qua arriva Herobrine, questo qua ci fa fuori in 2,3 secondi. Secondo me ci mette circa questo tempo qua a farci fuori. Non è normale come cosa. Infatti rido per non piangere.
No, non devi nemmeno ridere per non piangere. No, no, perché ridere ti sconcentra, non ti mette la possibilità di aver paura e quindi di poter scappare. Hai presente? No, la paura o scappi o combatti. No, sto sentendo suoni. Ma cosa significa stai sentendo suoni? Cosa stai sentendo tu? C'ho paura, Ok, lo vedo, ma scusa, ma se io ti faccio una domanda, potresti per favore rispondermi, grazie. Girati, per favore, no, basta. Aiuto. Che rottura, ma seriamente, dietro, dopo una certa diventa proprio pesante. Cioè, veramente, è una rottura di palle, cioè... No, dai, per favore. Perché poi non capisco cosa voglia, non capisco cosa voglia. Allora, tranquillo, vieni qua con me. Con me sei protetto, bla bla bla, vieni qua, non rompere le palle, forza. Mamma, io veramente devo trattarti così da bambino, cioè non lo so. Ma dietro di te c'eri te. Ho capito, grazie al cavolo, ci sono io in... No, per favore. No, per favore, sì. Qua com'è che continua? Non continua quanto... praticamente no. Anche le mineshaft sono molto strane, se posso dire la mia, perché non è... C'hanno una generazione stranissima, esatto. Secondo me, o è per la mod di Aero, oppure magari per qualche altra mod che magari ho aggiunto, però ne ho aggiunte ben poche, tipo la Weeping Angel l'ho aggiunto, a quanto vedo, perché non me lo ricordavo, giuro, non mi ricordavo di aver aggiunto questa. Sì, per l'hai aggiunta. A quanto pare sì, però praticamente anche altre mod, a quanto pare, però boh, vabbè. Sì. Vediamo, ma perché qua ora Teo, cioè, girati, no, per favore, oddio. Per favore. Mi ha dato un libro, fermo un attimo. Allora, che senso ha dato un libro? Mi ha dato un libro, buco in cui le parla forte. Io sono te, ma al contrario. Cosa? Io sono te, ma al contrario, mai sfidarmi sono la tua rovina. Cioè, questa è una minaccia o sbaglio? Allora, secondo me è una sorta tipo di indovinello. E secondo me è un indovinello però minaccia. Ancora! No! Hai visto? Fermo un attimo. Non hai capito. Allora, Teo, vieni un attimo qua. Allora, non ci siamo capiti. Poi tu stai ridendo, non devi ridere! Non sto ridendo! Sembra che stavi ridendo, invece. Praticamente, questo qua, cos'è che ha fatto? Ha messo Herobrine, l'ho visto io con i miei occhi qua. Cioè, in che senso? Ha spawnato Herobrine? Ha spawnato, aveva tipo l'uovo di Herobrine in mano e l'ha spawnato, mi pare, di aver visto. Non lo so, e sembra tipo un giocatore in più in questo mondo e praticamente succede questo. Il che è stranissimo, chiaramente, perché tu non ti immagineresti mai e poi mai che chiaramente possa succedere una cosa di questo tipo, no? Qua su... Sì. Su un gioco, soprattutto su su questa mod di Herobrine. Però devo dire, questa cosa mi sembra molto strano, perché è come se lui ci stesse dicendo che è la nostra nuova rovina, tipo, no? È quello che praticamente oddio, ha detto. Sì, esatto. Hai ragione. Anche ha spunato Herobrine. Ora cioè, a parte che come ha fatto? Le uova si prendono solo in creativa, ma qui, cioè, oltre noi due non credo ci siano altri giocatori, ecco. Sopra di noi. No, per favore, cosa vuole? Non mi dire che mi vuole dare qualcos'altro. Guarda che inquietante. Allora, a volte appare, a volte scompare. Continua ad avere questo modus operandi molto particolare. Non so come mai ce l'abbia. Secondo me ha qualcosa... Ha qualche collegamento strano che non riusciamo ancora a capire. Ragazzi, un po' tanto strano. Voi nei commenti, per favore, scriveteci secondo voi qual è il collegamento che magari c'è fra Herobrine e quest'altro tipo qua che sarebbe Dunnis. Però non sono io, ovviamente ci mancherebbe altro. Oddio! C'è di nuovo l'Herobrine costruttore. Ma cosa? Ma no. Non mi vuole fare male. Ho letteralmente un cuore. Ho un cuore. Vuoi cibo? Ho il cibo. Non ti preoccupare del cibo. Però ho un cuore. Cioè, se mi arriva qua qualcuno, sono finito. Cioè, letteralmente, siamo qua. Sì. Ma ho veramente. Cioè, è veramente una cosa veramente difficile. Cioè, questa serie io non me la immaginavo così. Perché non ti immagini mai che starti una serie e ti capitino ste cose. E posso anche capire se magari a volte potreste dubitare, magari voi dite, ma ovviamente è tipo una persona, magari dite, un loro collaboratore. No. Lo penserei anch'io se guardassi un video come questo, ma no, non è un nostro amico né nessuno che ci aiuta a fare questa cosa, quindi ci dispiace, cioè nel senso, almeno... A me dispiace molto perché non vorrei. Almeno io ci faccio le views, quindi va bene. Però praticamente non va bene. Non va bene che c'è sto qua nel mondo. Però dai, è un'avventura molto bella, secondo me, molto particolare. Sì, molto particolare, però un po' inquietante, un po' troppo. Un po', ma secondo me io direi tantino un inquietante. E io sto sprecando tutte le mie torce, ma perché non si vede niente qua sottoterra. Dovremmo infatti uscire. Teo, io infatti ti consiglio di trovare un posto dove poter uscire. Oddio, mi sono preso un colpo. Allora, io ogni volta ci casco. Praticamente sto qua, continua a spuntarmi da tutti gli angoli. E praticamente, cioè, tipo, era qua
è venuto così, volando, tipo. Oddio. Mi sono cagato, mamma mia, per favore. T'ho sentito. Mamma mia, no. Allora, devo smetterla di prendermi paura per sto qua, perché, insomma, cioè, è anche diventato abbastanza normale che ci sia. Non so come mai c'è, ma c'è. Ma normalissimo, quindi, guarda. Non lo so, adesso saliamo un attimo e vediamo cosa fare. Oh, è lì, continua. Allora, oddio! Sto qua, continua. Corri. A seguirci da mezz'ora. Stiamo continuando. Non ci lasci in pace. Imperterrito, siamo usciti dalla caverna e continua. Cioè, prima stavano dicendo, ma ok, quindi perché continua? Ma non si sta fermando. Ma appunto, poi cos'è sta foresta? Ma che cazzo? No, ma non è. No, cosa mi stai dicendo? No, scusa, no, fermo un attimo. Cos'è? Non è normale. Picchiamolo, cerchiamo di. Non cos'è? Lo so. Okay. Oddio! No, oddio, sono morto. No, non mi dire. Aiuto. No, non mi dire, ti prego, non mi dire. Sì, sono morto. Non mi, aiuto. Ti prego, no. Sali con i blocchi. Aspetta, sono in acqua. Ok, usa i blocchi. Ok. Bravo, sali. Bravo, continua, sali. Ok. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ok, bene. Adesso cerchiamo di ricongiungere. Questo qua sta ancora qui e continua. Dovrebbe andarsene. Perché continua a star qua? Non è normale. No, ce l'ho davanti. Oddio. No. No, non cadere. Ma ha tirato giù. Non mi dire. Sono morto. Porca miseria. Porca miseria, Teo. No. E cosa faccio io? Devi venire. Ma come faccio adesso? Non lo so. Cioè, praticamente abbiamo camminato in lungo e in largo. Oh, sto qua. No, è pazzo. No. Stai prova a cercarti. Allora, no, fermo un attimo. No, fermi. Oh, ma perché? Cioè, sta continuando, non è normale sta cosa. Cioè, io ho quanti cuori? Ho 4 cuori, non è normale, basta, porca miseria. Oh mio Dio, che... Allora, praticamente sto qua sembra avere una vita in più, cioè... Una coscienza, guardate, continua. Cioè, praticamente crea delle strategie per poterci uccidere. E sta creando tipo delle strategie sempre più complesse per poterci uccidere, ragazzi. Cioè, come se lui imparasse ad ucciderci sempre di più. Ma non è bella come cosa. All'inizio non lo stava facendo. Infatti, è come se avesse tipo un cervello suo che praticamente continua a pensare. Ti ho trovato. Adesso io cerco di uccidere sti qua, che magari ci sono qua sotto. Se per favore. Ma secondo me lui si diverte. Secondo me io. No. Ma è sadico. Sto morendo. Cioè, io. Scappa. C'hai i blocchi? Allora, sì, ho i blocchi. Poi dobbiamo parlare di questo caspita di bioma. Come? Non è normale. Cioè, perché è fatto così? Oh, no, morendo. Ma porca miseria, basta. Mi sta continuando a picchiare. Non è normale. Ma poi noti una cosa. Si muove come un giocatore. Sì, noto. Infatti, è questa la cosa strana. E poi guarda ancora. Ma porca miseria, secondo me questo qua mi vuole far fuori. Non so perché. Ma basta, non è normale. E poi guarda qua gli alberi. Stavo dicendo, prima di chiudere il video, chiaramente. Stavo dicendo che praticamente qua gli alberi sono tutti quanti senza le foglie, no? È molto strano. Praticamente nel prossimo video, però. Sì. Prima di morirci, nel prossimo video continueremo e vedremo un attimo come andrà a finire. Intanto ragazzi, voi mi raccomando, dateci un sacco di consigli nei commenti e soprattutto dateci, insomma, diceci voi cosa ne pensate.